Come tutti gli anni la Filarmonica Reverolese invita una compagine musicale per un concerto qui al Castello Malgrà. Sì, certo. La cosa è da un po' di anni che si svolge e riguarda e entra in un ambito di contesto proprio di scambio musicale tra le filarmoniche o le compagini musicali di vario genere che si scambiano anche gli inviti reciproci nei loro territori. Quindi noi ad esempio quest'anno siamo già andati a suonare per questa filarmonica di Cirié e automaticamente loro vengono qui, quindi è uno scambio culturale anche per conoscere i territori anche, quindi lo facciamo per questo. La Filarmonica Levarolese è molto attiva e adesso si sta preparando per il concerto del Santo Patrono di San Giacomo. Sì, abbiamo il concerto del Santo Patrono di San Giacomo il 27 di luglio, ma il giorno prima siamo a Castellamonte, ospiti della città in ambito della fiera della ceramica, della mostra della ceramica, e siamo invitati a suonare alla rotonda tonegliana di Castellamonte, questo anche sempre perché c'è stato uno scambio culturale con la filarmonica di Castellamonte, quindi noi lavoriamo in questo modo qua. Quindi si può dire che la musica unisce il territorio? La musica unisce il territorio e non solo, è comunque uno spunto valido per far conoscere ad altre formazioni il territorio, perché comunque si accompagnano anche ad amici, parenti che comunque hanno l'occasione, come in questo caso, di visitare il castello che magari non hanno mai visto.